Morgan oggi, ok? Perché Morgan ha partecipato a tutte le selezioni di Sanremo Giovani, poi però è stato fatto fuori, lui non se l'aspettava evidentemente, e questa è una chat, è un messaggio che lui ha mandato ad Ama, chi è Ama? Sarebbe Amadeus. E Morgan gli ha scritto questo: se tu stai scherzando accetto lo scherzo, ma se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da merda umana, io non ve lo permetterò, non avete nessun diritto di comportarvi da infami, spero sia un blurf, perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete il diploma di terza media in diretta. L'ha presa bene Morgan, comunque, questa esclusione, blurf. Più o meno come Roberto. Il 2020 inizia con Morgan espulso da Sanremo, il 2020 finisce con Morgan espulso da Sanremo, c'è continuità, come dire. Spezzerà la maledizione di quest'anno di merda. Qualcuno ci vede invece dei buoni auspici, dei presagi? Noi che cerchiamo di sconfiggere il Covid-19 col ritorno di Bugo sul palco dell'Ariston, perché invece Bugo sarà fra i partecipanti, perché tutto è andato a puttane appena Bugo è sceso. Guardate che ognuno cerca un segnale. Fatemi sognare, qualcuno spera in Orietta Berti all'Eurovision? E ancora Chiara Ferragni in prima fila tutte le sere, lo esigo, perché Chiara Ferragni che sta lì, eccola là, ce l'abbiamo anche noi, da noi già c'è, perché, andiamo avanti, è al sesto mese, secondo me partorisce la sera della finale mentre il marito vince il festival, perché c'è Fedez che concorre, loro sono dei grandi strateghi del marketing e potrebbero riuscire anche in questo. Andiamo avanti, le cose belle del 2020, Sanremo 2020, l'annuncio del Sanremo 2021, qualcuno vive solo di questo, ma la grande polemica più o meno del momento è il pubblico. Sarà il pubblico a Sanremo, l'escamotage è questo, l'idea della quarantena in nave degli spettatori per preservare il pubblico dei festi a Sanremo. Immaginate il pubblico di Sanremo, la buttano in mare d'inverno tutto insieme affinché siano tutti negativi e lo rimangano il più possibile per poi vedere Bugo, per esempio. Orietta Berti aveva previsto tutto, appunto, diciamo, era stata abile profeta. Manteniamo tutto il pubblico a meno 80 gradi, perché così si conserva per l'evento. I cartonati, come a Propaganda Live, andranno più che bene a averne noi. Un grandissimo applauso ai nostri, alle nostre sagome che ci stanno accompagnando in questo lungo periodo. Sanremo, la nave, il Titanic, l'orchestra, più o meno c'è tutto, è pronto anche questo festival. Andiamo avanti verso la numero 1. È la numero 1 di classifica. Eccola qua, Giulia Di Codogno. Penso che questa foto riassuma benissimo quest'anno, fine anno. Eccola lì, Giulia, in collegamento. Un applauso a lei, buon 2021 a lei. Ecco Codogno, questa era la prima classifica della Social Top Ten. E adesso grazie. Ok. Eh? 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 Che grinta, eh? Fa fresco a gennaio. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo la quaterna collegata. Grazie Andrea. Ah, abbiamo la quaterna, aspetta. Allora, la quaterna è un lui, è Thomas Valerio. È Thomas Valerio che mi ha fatto la quaterna con i numeri 7. No, boh, non lo so. Lo dico io, lo dico io. Se no che ci sto a fare qua? 7, 34, non è vero, vado sopra. Sì. 24, 3, non ci sto a capire più niente. Ha fatto quaderna 60, questo. 58, 7 e 34. Okay. Ce l'abbiamo la quaderna. Ce l'abbiamo. Ok, grazie. Abbiamo Thomas. Ciao Thomas. Buonasera. Buonasera a te. Ciao. Thomas. E buon anno. Dove stai? Dentro a un museo? Dove stai? Infatti, da dove ci chiami? Sto nel 2020. Stai nel 2020? Ah, ecco perché. No, veramente, in quale punto del mondo ti trovi? Sarei in sala, mi hanno lasciato qui, sono scappati tutti. Allora, sarà un anno complicato anche questo per tutti quanti. No? Allora.